Sempre sia lodato. Continuiamo con il nostro cammino di preparazione alla consacrazione con questa pratica di oggi. San Luigi ci chiede questa settimana, come sappiamo, di pensare a cercare di conoscere noi stessi per capire la nostra miseria e così lasciarci trasformare da Maria Santissima. E stiamo seguendo un testo di Sant'Alfonso che ci parla del peccato. Se vogliamo conoscere noi stessi, prima di tutto dobbiamo capire quello che appartiene a noi e quello che Dio ha dato a noi. Quello che è proprio nostro è il peccato. Quello che Dio ci ha dato invece sono tutte le cose buone che abbiamo. Ma cos'è il peccato? Sappiamo, abbiamo visto anche ieri, una disobbedienza, una mancanza di amore a Dio, un disprezzo verso di Lui e non importarsi del fatto che possiamo offenderlo con le nostre azioni, parole, con le nostre omissioni, con i nostri pensieri, oppure non importarci abbastanza di offenderlo. San Bernardo, un grande padre della Chiesa, dice: se Dio potesse morire, morirebbe per un solo peccato grave. Un solo peccato mortale, morirebbe di tristezza Dio. Se Dio potesse essere triste, sarebbe riempito totalmente di tristezza per un solo peccato mortale di una sola persona, perché lui ci ama singolarmente, tutti, ma ciascuno singolarmente, come se fosse l'unico al mondo, e ci ama infinitamente.
tanto. E questo figlio ci tradisce, ci offende, ci insulta, ci disprezza, va via lontano da noi, ci fa soffrire in ogni modo. Come ci rimaniamo noi? Quanto più si ama, più si soffre se si vede, ci si vede traditi dalla persona amata. Allora, se diciamo così, quanto più si ama, più si soffre. Dio ama infinitamente ognuno di noi. Pensiamo quanto soffre Dio di ogni nostro singolo peccato. E è vero che ci sono i peccati mortali, quelli che proprio uccidono Dio nell'anima nostra. Noi abbiamo detto Dio, non possiamo uccidere, Dio è mortale, vivente, eterno, ma nell'anima nostra sì, possiamo ucciderlo, possiamo divorziare da lui, possiamo cacciarlo via, possiamo uccidere, sopprimere la vita divina, soffocare lo Spirito Santo dentro di noi col peccato mortale. Ma anche il peccato veniale, che è quello scusabile, che è quello che raffredda soltanto un po' il nostro amore per lui, anche quello non dobbiamo sottovalutarlo, perché è vero che magari è un peccato piccolo, non è paragonabile a quello mortale, però offende, anche se molto di meno, offende sempre l'infinita bontà di Dio, cioè è sempre contro quella bontà infinita che il nostro Padre Celeste. Quindi riflettiamo in questi pochi minuti su qual è il peccato che noi più, in cui più ricorrente cadiamo, o anche sui nostri peccati passati, su quelli che più hanno offeso Dio, e diciamo a noi stessi: ecco, questi noi siamo, ma Signore, tu per la tua Santissima Madre, con questa consacrazione devi trasformare l'anima nostra, trasformare la nostra vita, farci riparare tutti i peccati, farci diventare grandi santi come lo sono stati quelli che si sono affidati a lei. Sia lodato Gesù Cristo.
vigilante a tutte le nostre intenzioni. Nel primo mistero della gloria contempliamo Gesù che risorge la morte. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria, madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrati nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito in una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso è risorto, non è qui. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Grazie. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, tua madre, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Santissimo nome di Gesù Cristo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le bisognose della tua misericordia, l'eterno riposo. Donato, Signore, prendi ad essi la luce perpetua, riposo in pace. Regina della pace, prega. San Giuseppe, prega. Nel secondo mistero della gloria contempliamo Gesù che ascende al cielo. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzato le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e venne portato su nel cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Oggi, Signore, perdona le nostre colpe, come serveci al cuore dell'opera, onde in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua presenza. L'eterno riposo con la nostra, prende ad essi la luce perpetua. Riposo in pace, Regina della Pace, San Giuseppe. Nel terzo mistero della gloria contempliamo Gesù che dona lo Spirito Santo. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento, che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Sempre sia. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Eterno riposo, con la loro Signore, degna d'essi la luce perpetua, riposo di pace, Regina della pace, San Giuseppe, quarto mistero della gloria contempliamo Maria assunta in cielo in anima e corpo. Ora l'amato mio prende a dirmi, alzati amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, i fiori sono apparsi nel campo, il tempo del canto è tornato. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Sei
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria a Maria, piena di grazia, Signore, tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Oggi il tuo nome è per l'ora del nostro corpo. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose. Tua miseria, l'eterno riposo. Sono loro, Signore, prendi ed essi la luce per te. Riposo la pace, Regina della pace, a Giuseppe. Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria incoronata regina del cielo e della terra. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, il Santo è il suo nome. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora sulla nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, sempre sia santissimo nome di Gesù Cristo e Gesù mio, perdona le nostre colpe, che si effettua dal tuo popolo interno, corpo del discepolo, delle anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. L'eterno riposo, ora al Signore, prende ad essi la luce del tempo, riposi in pace. Regina della pace, prega. San Giuseppe, prega. Salve o Regina, Madre di Cristo, la vita, la dolcezza, la speranza, la nostra salve. A te dobbiamo i nostri figli di Eva, a te sostituiamo la felice mente e di questa nostra parte. Sul nostro della nostra, stiamo giungendo di noi quello che si trova in questo mondo, ma che non posso che ci sono più giustizia, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Spirito che chiedi per noi non gemiti né lacrime. Spirito che
tomba di Colombo. Spirito nella quale rinasciamo. Spirito per il quale la carità è diffusa nei nostri cuori. Spirito di adozione dei figli di Dio. Spirito che apparisti sopra i discepoli in lingue di fuoco. Spirito del quale sono ripieni gli apostoli. Spirito che dividi i doni tra singoli come vuoi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Il nome di Dio. Sia benedetto il nome di Dio. Sia benedetto il suo nome che è l'Altissimo. Sia benedetto il suo nome. Sia benedetto il suo nome che è ammirabile. Sia benedetto il suo nome. Sia benedetto il suo nome che è santo. Sia benedetto il suo nome. Sia benedetto il suo nome di misericordia. Sia benedetto il suo nome. Che il suo nome sia santificato nei nostri cuori. Sia benedetto il suo nome. Che il suo nome sia santificato. Thank you.
Maria, Chiara ed Elisa. Celebriamo la messa in onore a Maria Santissima. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Umili e penitenti, come il meditavo al Tempio, accostiamoci a Dio giusto e santo, perché abbia pietà anche di noi peccatori. Chinatasi su di lui,
disse nella lingua del Padre: Figlio, abbi pietà di me, che ti ho portato in seno 9 mesi, che ti ho allattato per 3 anni, ti ho allevato, ti ho condotto a questa età e ti ho dato il nutrimento. Ti scongiuro, Figlio, contempla il cielo e la terra, osserva quanto vi è in essi e sappi che Dio li ha fatti non da cose preesistenti. Tale è anche l'origine del genere umano. Non temere questo carnefice, ma mostrandoti degno dei tuoi fratelli, accetta la morte, perché io ti possa riavere insieme con i tuoi fratelli nel giorno della misericordia. Mentre lei ancora parlava, il giovane disse: Ti aspettate, non obbedisco al comando del re, ma ascolto il comando della legge che è stata data ai nostri padri per mezzo di Mosè. Tu però, che ti sei fatto autore di ogni male contro gli ebrei, non sfuggirai alle mani di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. Ci sazieremo, Signore. Ascolta, Signore, la mia giusta causa. Sii attento al mio grido. Porgi orecchio alla mia preghiera. Sulle mie labbra non c'è inganno. Ci sazieremo, Signore. Tieni santi i miei passi sulle tue vie e i miei piedi non vacilleranno. Io ti invoco, poiché tu mi rispondi, oh Dio. Tendi a me l'orecchio, ascolta le mie parole. Custodiscimi come pupilla agli occhi, all'ombra delle tue ali nascondimi. Io nella giustizia contemplerò il tuo volto. Al risveglio mi sazierò della tua immagine. Alleluia, alleluia. Anche a questo disse,
tu pure sarai a capo di cinque città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e vieni quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapete che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora hai consegnato il mio denaro alla banca? A mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici, che non volevano che io diventassi loro re, conducetevi qui e uccideteli davanti a me. Dette queste cose, Gesù camminava davanti a tutti, salendo verso Gerusalemme. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Seguiamo ancora il riassunto del Trattato della Vera Devozione, siamo ai giorni 16 e 17. San Luigi ci parla dell'eccellenza di questa consacrazione, di quanto è grande questa consacrazione, affinché noi possiamo, conoscendo di più quello che stiamo per fare, innamorarci di più di questa consacrazione, farla con più fiducia, farla con tutto il cuore. Allora, questa consacrazione ci consacra direttamente, interamente al servizio di Dio. Come Maria, ecco, sono una serva del Signore, si compie in me la tua parola, al servizio di Dio. Che vuol dire ci consacra al servizio di Dio? Ossia ci fa vivere, ci fa agire, ci fa pensare, tutto per la maggior gloria di Dio e per la salvezza delle anime, soprattutto le anime noi affidate, per esempio, i genitori, i figli, i loro figli sono stati affidati loro da Dio, affinché li aiutino a salvarsi. Quindi per la maggior gloria di Dio, cioè per manifestare, per far conoscere con le nostre opere, con la nostra persona, con la nostra vita, quanto è buono Dio, quanto è grande, quanto è meraviglioso Dio, così dare gloria a Lui. Gesù lo dice, no? Perché vedendo le vostre opere buone, diano gloria al Padre nostro che dice tutti quelli che vi conosceranno. Poi ci consacra totalmente. Che vuol dire? Che vuol dire consacrarsi? Significa rendersi sacri, cioè donarsi a Dio, appartenere a Dio. Facciamo un esempio. Questo calice, ecco, questo qui, è un calice consacrato. Non è perché è d'oro perché è consacrato, cioè è donato a Dio, è destinato al culto di Dio, è destinato ad accogliere il sangue di Cristo dopo la transustanziazione. Allora, essendo un calice sacro, noi non possiamo usarlo per bere la Coca-Cola o per bere a tavola. Questo calice deve essere usato solo per la messa. Così noi che vogliamo consacrarci a Gesù per Maria, dopo questa consacrazione dobbiamo essere ancora più consapevoli che noi siamo sacri, siamo abitati da Dio, siamo tempio dello Spirito Santo, non possiamo cadere nel peccato, non possiamo vivere una vita mediocre. Non possiamo fare compromessi con il mondo. Dobbiamo cercare sempre le cose di lassù, cercare sempre le cose nobili, sempre le cose alte. Dobbiamo cercare sempre Dio in ogni cosa. Dobbiamo essere sempre, come dei rappresentanti di Dio, delle immagini viventi di Dio. Perciò tutte le parole, i pensieri, le azioni, il corpo, l'anima, i progetti, le situazioni nostre, le consolazioni spirituali, le desolazioni, gli eventi belli e brutti, gli amici, i parenti, tutto apparterrà a Maria dopo questa consacrazione, apparterrà a Gesù per mezzo di Maria, per le mani di Maria. Perciò ci dice San Luigi, sia che dormiamo dopo la consacrazione,
sia che dormiamo, sia che mangiamo, sia che facciamo qualsiasi altra cosa, tutto appartiene a Maria e tutto acquista valore. Anche le azioni più piccole che facciamo valgono agli occhi di Dio, perché le abbiamo donate a Maria e Maria le fa diventare tutte come se fossero sue agli occhi di Dio, quindi valgono infinitamente. San Luigi fa l'esempio di un contadino che vuole donare al re i suoi frutti. Allora dice, se il contadino va dal re e gli porta i suoi frutti, certo, se i frutti sono buoni, il re è contento. Ma se il contadino dà i suoi frutti alla regina e la regina li mette solo vassoio d'oro e glieli porta lei al re, è un'altra cosa, qualche volta di più. Così, da dopo questa consacrazione, tutto quello faremo, anche le cose più piccole e insignificanti, le diamo a Maria e Maria le offrirà a lei e a Gesù Cristo da parte nostra. Soprattutto le nostre preghiere e il merito delle nostre azioni, come abbiamo visto ieri. Nulla ci appartiene più. Dopo la consacrazione non avremo più nulla di nostro, sarà tutto di Maria e quindi noi saremo poveri in spirito, come dice Gesù, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno. Facciamo bene questa consacrazione, già sentiremo questa beatitudine, cioè questa felicità, questo anticipo del regno dei cieli, perché Gesù dice chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Però al tempo stesso dice chi avrà lasciato per me casa, fratelli, sorelle, padre, madre, campi per il mio nome, riceverà 100 volte tanto in questa vita e in futuro la vita eterna. Ma se noi non solo rinunciamo ai campi, ai fratelli, a tutto, diamo la mano di Maria, quanto sarà grande la nostra ricompensa? Non si può calcolare, incommensurabile. Facciamo questa considerazione anche perché vogliamo ricambiare la vita di Gesù. Perché noi vogliamo donare tutto questo a Gesù per le mani di Maria, ma Gesù è stato il primo ad aver donato tutto a noi. Pensateci. Cosa ci ha donato Gesù? Ci ha donato il suo corpo, ci ha donato la sua anima, perché tutta l'Eucaristia, ci ha donato le sue azioni, i suoi meriti, ci ha donato i sacramenti, ci ha donato la madre sua, ci ha donato il padre suo, perché col battesimo noi, Gesù è venuto ad abitare dentro di noi, col padre dello Spirito Santo, cioè Gesù ci ha donato tutto, assolutamente tutto, tutto, sulla croce, è una croce di sangue, si è tratta per sé, ha riversato tutto sul mondo intero. Perciò noi vogliamo ricambiarla e anche vogliamo imitarla, perché questa consacrazione ci fa seguire l'esempio di Gesù, perché lui è il nostro modello in tutto, lo sappiamo, siamo cristiani, i cristiani sono quelli che seguono Cristo, sono altri cristi, sono quelli che lo imitano, lui è il nostro maestro, quindi noi ci vogliamo consacrare a Maria. Chi è il primo che si è affidato a Maria così? È Gesù Cristo. Gesù Cristo si è chiuso per 9 mesi nel seno di Maria. Lui si è chiuso nel grembo e nel cuore di Maria come un prigioniero, come uno schiavo d'amore. È stato lui il primo, noi stiamo seguendo lui. Lui volle farsi bisognoso di Maria, sua madre, in tutto. Cioè, pensate che la vita umana di Gesù, quando stava nel grembo di Maria, dipendeva da Maria. Se Maria mangiava, se Maria respirava, dipendeva tutto da Maria. Eppure noi dobbiamo fare così. Dobbiamo imitare Gesù, soprattutto nella sua incarnazione, in quei 9 mesi. Ma in tutta la vita, la maggior parte dei 30 anni della sua vita nascosta, Gesù ha vissuto con Maria, in dipendenza da Maria, anche se lui era dell'universo. Però, quando ebbe 12 anni e volle rimanere nel Tempio, allora alla fine di quel brano evangelico dice Gesù tornò con loro a Nazaret, 12 anni era la maggiore età, quindi non si avesse 18 anni, tornò con loro a Nazaret e stava loro sottomesso. Quindi noi vogliamo imitare Gesù che è stato sottomesso a Maria per darci esempio. E dobbiamo quindi seguire questo esempio di Gesù. Inoltre, infine, anche tutta la Santissima Trinità si è affidata a Maria, ci dice San Luigi, perché il
Padre ha dato il suo Figlio a lei e l'ha dato a noi per mezzo di lei e continua a dare a noi le grazie di Gesù per mezzo di lei. Lei sola ha trovato grazia presso Dio. Questo dice l'angelo, ce lo dice Dio Padre per bocca dell'angelo. Non temere Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, ci avrai un figlio, lo darai alla luce, ti avrai Gesù. Hai trovato grazia presso Dio, per te e per il mondo intero, per tutti gli uomini di tutti i tempi. Il figlio, il Verbo, è stato formato come uomo nel grembo di Maria, ha preso il corpo dell'anima, la natura umana, presa per mezzo di Maria, per opera dello Spirito Santo. Quindi continua lui a donarci per mezzo di Maria, perché Maria lui ha affidato tutti i suoi tesori, i suoi meriti e le sue virtù, ce le dona lui per le sue mani. Infine lo Spirito Santo ha formato la natura umana di Gesù nel grembo di Maria, come abbiamo detto, e per mezzo di lei continua a formare i cristiani, per mezzo di lei. Infine, ci dice per ultimo San Luigi, questa consacrazione ci fa praticare una grande umiltà. Perché? Perché deve partire da questo, da questa consapevolezza. Noi stiamo facendo questa consacrazione perché ci siamo resi conto che non abbiamo osservato i voti, cioè le promesse che abbiamo fatto a Dio nel nostro battesimo. Quella è stata la prima vera consacrazione a Gesù Cristo, che lì siamo diventati suoi e lui è venuto ad abitare in noi. È lì che siamo diventati santi nel battesimo. Però stiamo riconoscendo, facendo questo cammino, che non siamo stati bravi e che siamo indegni. E allora, per avvicinarci a Gesù Cristo, alla sua infinita maestà, alla sua infinita santità, ricordiamo la Maria, la mediatrice nostra di misericordia presso Gesù, il nostro mediatore, il nostro unico mediatore. E lo facciamo quindi con la massima fiducia in lei. Chiediamo a Maria Santissima questa grazia di vivere questo cammino di consacrazione come un cammino di santificazione e di unione a lei e per lei a Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Benedetto sei tu, numero 79. Ci rende gradito il nostro sacrificio e gli vive.
e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Renderti grazie, Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma soprattutto dolce e doveroso questa memoria della Beata Vergine Maria, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando volgendo te l'acqua, lui il tuo servo, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo. E noi, tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e portiamo insieme la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Thank you.
mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, celebrando il memoriale del tuo figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto, sceso al cielo, nell'attesa del suo volontà, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci l'offerta della tua Chiesa, la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne e gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, San Giovanni Bosco, San Giovanni Paolo II, il Beato Pier Giorgio Frassati e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore la tua Chiesa, pellegrini sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, Vescovo Cesare, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre la tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli. Thank you.
beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, sei tu il mio pastore, il numero 233. Signore, sei tu il mio pastore, nulla mi può mancare, se tu sei con me, sui prati verdeggianti, mi guidi a
ci consideriamo nelle santissime. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo. O Vergine gloriosa e benedetta, preghiamo. Signore, che ci conditi dei tuoi sacramenti, il gioioso ricordo della Beata Vergine Maria, fa che sul suo esempio collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore, Santo Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo, che Dio esercita il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevole, e tuo principe della potenza celeste, con la potenza divina, ricaccia dall'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, quando erano nel mondo per perdere le acque. Amo. Il Signore sia con voi, e con il tuo Spirito, vi benedica tutti, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Potere la messa infinita nel nome del Signore, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Santa Maria del Cammino, il numero 164. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con me. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria, qua giù. Yeah.